Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 19 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Un martedì pieno da prendere con le pinze. Se la settimana inizia col piede giusto potete ringraziare il raggio protettivo del Sole e quello dinamico di Mercurio abbracciati in casa vostra. Oggi, però, assistete a uno scontro tra loro e l'astro più dissimile al loro modo d'essere, si tratta di Saturno rigido, pesante, dogmatico, che nulla ha da spartire con la flessibilità fisica e mentale del vostro segno. Nuvole scure sul cielo di coppia, qualcosa nel comportamento del partner vi deludere, triste constatare che alla vostra gentilezza e disponibilità risponda con un brontolio di tuono, nel tentativo di coprire qualche bugia fuori posto. Discreta la sfera professionale, rimboccatevi le maniche, datevi da fare, il lavoro consola. Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Annuncia l'incontro con un uomo giovane, chiaro di capelli, anticonformista, serio, maturo e con la testa sulle spalle. Piccole gioie, un ragazzo innamorato, l'incontro con una persona che ci terrà lontano dalle delusioni e dalle fatiche della vita. Chi è in commercio faccia particolare attenzione ad eventuali controlli, a volte una piccola distrazione può costare caro. Non prendere decisioni finanziarie importanti oggi. Chiedi il giusto tempo. Buoni contatti con fratelli e zii. Un po' di malinconia ma soprattutto svogliatezza. Buone occasioni per fare colpo sugli altri in virtù del fatto che vi sentite vivi e pieni di forza per una Saturno che splende nella vostra giornata. Anche Venere in serata farà sentire il suo influsso. Affiatati e sereni. Così appare la vostra coppia in questo momento. Continuate così. Forse è il caso di pensare a costruire seriamente il futuro, avete perso già troppo tempo e il tempo non aspetta. Ottimo inizio di giornata, vi sentirete esuberanti e carichi di energia. Solo in serata sentirete lievemente affaticati ma in fondo trascorrere giornate positive come oggi non capita sempre. Siete infaticabili. Eppure è giunto il momento di riposarvi altrimenti non riuscirete a rialzarvi del tutto. La soluzione è dentro di voi, fermatevi e meditate sulla vostra vita. Non lasciatevi ingannare da emozioni o convenzioni. Guardatevi dentro, siate onesti con voi stessi. La forza per superare ogni ostacolo è dentro di voi. È tempo che vi dedichiate di più a voi stessi e alle vostre cose, vi siete trascurati troppo e ne state pagando le conseguenze. Fate tutto in modo da ritagliarvi del tempo da dedicare a voi stessi. La famiglia oggi si mostrerà in primo piano e voi, con un bel Plutone che vi spalleggia se siete nati nella terza decade, riuscirete, come al solito, a dare ottime prove del vostro affettuoso impegno. E la fase di settembre è discreta, anche se intervallata da qualche piccolo contrattempo in famiglia, dovuto soprattutto al costante Saturno sempre dissonante dal segno vostro nemico, amatissimo dei Pesci. A questo proposito c'è forse da dedicare maggiore attenzione a un figlio o una figlia che avranno bisogno del vostro aiuto. A dirigere il traffico aprendo la nuova settimana, tocca al piccolo Mercurio, il vostro astro guida, intelligente, concreto, gran lavoratore. Grazie a lui anche oggi tutto fila liscio come l'olio, in barba all'opposizione di Saturno che lo bacchetta di continuo, anche senza un motivo plausibile. L'intuito vi viene dalla Luna, ipersensibile e profonda in Scorpione, vi aiuta a cogliere suggerimenti impliciti e a fare tesoro del metalinguaggio. Anche chi non vuol parlare non sa che si sta esprimendo attraverso la mimica del volto, lo sguardo, la gestualità, anche stavolta la vostra perspicacia farà bingo. Amore ed Eros. Con il partner urge un discorsetto, adesso ne avete veramente piene le tasche. Nel rapporto ci avete messo ottimismo, fiducia, disponibilità e allegria, e in cambio ricevete solo un tiepido affetto e qualche bugia. O la va o la spacca. Ora siete abbastanza forti da prendere la decisione più conveniente. Compenserete in questa metà settembre ad alcune mancanze emotive che possedete, con il vostro slancio caloroso in grado di ridare smalto al rapporto.
Forse potete avvertire qualche momentanea insoddisfazione nel menage di coppia, per via dei valori nettuniani, per voi momentaneamente contrari. Non vi mancherà tuttavia il contributo del vostro indubitabile Eros, a incendiare i sensi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 di settembre. Lavoro e denaro? Diffidenza nei confronti dei soci, il loro atteggiamento e soprattutto il rifiuto di mostrarvi i conti vi insospettiscono, con ragione, indagate e se necessario sciogliete la società. Serata ideale per leggere i tarocchi, i fondi di caffè, con l'intuito e la sensibilità alimentati dalla bianca signora dimostrate al mondo che i nativi della Vergine non sono tutti ragionamento, hanno sviluppato anche il lato percettivo e creativo della mente. Praticamente perfetti. Giocate il tutto per tutto in una partita in campo professionale che in prospettiva vi vedrà vincenti. Urano è al vostro fianco, specie se nascete nella terza decade. Benessere. L'aria più fresca reclama qualche precauzione in più, felpa la sera, un buon integratore per rinforzare le funzioni vitali e il sistema immunitario. Vitamine e sali in prima linea, utilissima la cura dell'uva. È di stagione. Denaro? Ragionate su una spesa da effettuare e vi prendete tutto il tempo per riflettere bene prima di procedere a un acquisto troppo impulsivo. Oculati economicamente come voi non ci sono altri segni dello zodiaco, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 agosto al 4 del mese di settembre. Per lei, il solito contenzioso tra sorelle, ma ormai siete adulte e piccole bugie, accuse e ripicche sono cose da bambine. Lanciate una proposta di pace, magari stavolta sarà accolta. Per lui, continuate ad appellarvi all'amico Giove e alle sue prerogative, accoglienza, giustizia, disponibilità, anche se ora la risposta esterna vi appare negativa, insistendo le cose potrebbero cambiare. Colore delle emozioni, porpora. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.